Sindaco Morra, ben ritrovato sui nostri canali, salve sindaco. Buongiorno. Allora, stamane comincerei dallo screening dell'ASL per quanto riguarda il colon retto, ce ne vuole parlare meglio? Sì, così come avevamo preannunciato, i nuovi locali dell'ambulatorio di coperchia dell'ASL iniziano a riempirsi di attività che vengono promosse direttamente dall'azienda sanitaria di Salerno. In particolare il giovedì pomeriggio si stanno continuando a svolgere le vaccinazioni che riguardano il Covid, il venerdì mattina i PAP test e questa settimana, nella giornata di venerdì 26 agosto, dalle 15 alle 17, grazie anche all'impegno del dottor Nicola Covillo, quale delegato dell'amministrazione comunale alle politiche sanitarie, ci sarà la distribuzione dei kit per lo screening del colon retto. È un'attività di prevenzione molto importante che l'amministrazione comunale ha richiesto all'ASL competente, soprattutto per l'individuazione eventuali di casi sul nostro territorio, e quindi invito tutti i cittadini. È un'attività gratuita che va dai 50 anni ai 70 anni, quindi invitiamo veramente tutti i cittadini a prendere parte a queste attività di screening a titolo gratuito. Quindi venerdì 26 agosto dalle 15 alle 19 nei locali dell'ambulatorio di coperchia via Vittorio Emanuele, con ingresso da dove sta il fioraio, alle spalle della chiesa di San Nicola, c'è possibilità di ritirare i kit che poi saranno riconsegnati a settembre per l'attività di screening. Bene, sindaco, vogliamo adesso parlare per quanto riguarda i finanziamenti PNRR per l'Asilo Nido? Allora, per quanto riguarda ancora l'attività di screening, un attimo la parte sanitaria, sul nostro territorio noi avremo anche il 6 settembre un'altra iniziativa di sensibilizzazione per quanto riguarda la cena in rosa, un'attività che già abbiamo svolto l'anno scorso su interessamento della Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Senatore, che quest'anno in veste diversa ha dato comunque una mano e il suo contributo a Meridil Mazzarella, che ha organizzato insieme a Marco Rago come consigliere delegato la cena in rosa. Si terrà il 6 settembre presso l'agriturismo a casa di Anna a Pellezzano, quindi tutti coloro che vogliono prendere parte a questa attività, noi abbiamo svolto con l'associazione proprio che si occupa degli screening, anche per quanto riguarda gli screening senologici, insieme al dottore Carlo Iannace, già diversi screening sul nostro territorio. Il devoluto di questa attività andrà interamente alle attività dell'associazione che si occupa di screening alla mammella, e quindi è un'altra attività molto importante di solidarietà. Per quanto riguarda sempre il sociosanitario, e poi vado sui finanziamenti PNR, per quanto riguarda il sociosanitario avremo da giovedì 2 settembre l'operatività del centro del poliambulatorio di coperchia, quindi ci saranno già le visite cardiologiche, e subito dopo il 10 settembre partirà anche l'attività dell'oculista con le visite specialistiche, così come avevamo preannunciato. Finanziamenti PNR. Durante l'estate abbiamo ricevuto la notizia di aver avuto il finanziamento di circa 888.000 euro, seguito dal consigliere Vito Mona, dall'assessore alle politiche sociali e dall'assessore alla pubblica istruzione, per la riqualificazione della scuola, dell'ex scuola elementare di Cologna, dove il piano superiore è completamente abbandonato dopo i lavori di restauro del comune, che per un periodo è stata sede temporanea del comune di Pellezzano. È un finanziamento importante perché va a arricchire l'offerta sul nostro territorio. Noi a Pellezzano stiamo cercando di programmare quante più attività possibili, soprattutto per gli asili nido, che non ce ne sono, soprattutto mi riferisco alla fascia 0-36 mesi. Quindi avremo un finanziamento importante per realizzare un ulteriore intervento sul nostro territorio, ma soprattutto un nuovo asilo. Tra l'altro siamo nella fase della firma del contratto del Project Financing EduCampus, che riguarda la struttura che era destinata ad asilo nido di via Fravita, dove è prevista la realizzazione di un ulteriore asilo nido privato, ma anche a fruizione anche pubblica, ma anche di un centro cottura a servizio del territorio. E dal mese di settembre partiranno i lavori di riqualificazione.
Bene, Sindaco, adesso parlerei di questi dissuasori di velocità che sono stati installati sul territorio. L'amministrazione comunale riceve quotidianamente da parte dei centri abitati, dei residenti delle varie frazioni, segnalazioni soprattutto per quanto riguarda la strada provinciale che attraverso la SP27, la 88 a Cologna, la 129, segnalazioni continue di automobilisti che guidano anche nel centro abitato ad alta velocità. Noi abbiamo installato i primi 3 dissuasori di velocità che si aggiungono a quello di Via Venner che abbiamo messo un po' di anni fa, e un rilevatore di velocità e quindi limita la velocità degli automobilisti. Il limite che è stato imposto è un limite che già era previsto dalla provincia, quindi con ordinanza provinciale l'amministrazione l'ha semplicemente rimessa in atto e il risalto sui dissuasori di velocità. Ci vengono segnalate anche altre zone, noi stiamo cercando di programmare ulteriori interventi, tra l'altro la Regione Campania ci ha autorizzato all'utilizzo delle risorse a disposizione per quanto riguarda il lavoro di rifacimento degli asfalti sulle strade provinciali. Da qui a breve ripartiranno le attività di lavori per quanto riguarda il rifacimento del manto stradale da Via della Quercia fino a Via Sabato De Vita, fino agli archi dell'acquedotto medievale. In più interverremo anche con la riqualificazione su Via Venner, dove sono previsti anche la realizzazione di attraversamenti pedonali segnalati anche con i dissuasori e anche con i semafori, e altri 2 interventi sempre di attraversamenti pedonali che andremo ad individuare nei centri abitati sulla nostra zona. Bene, Sindaco, adesso mi concentrerei su questo evento, Champions Cup, un torneo per bambini, ce ne vuole parlare meglio? Champions Cup, un bel evento organizzato dal Sindaco dei Giovani, a cui ringrazio Antonio Giordano, insieme alla Giunta dei Giovani e al Consiglio Comunale dei Ragazzi, che è stato eletto nell'Istituto Comprensivo di Pellezzano. Un'attività estiva, seguita anche dall'assessore allo sport Michele Murino, e dove c'è stata molta partecipazione da parte dei ragazzi, ma soprattutto hanno utilizzato il campetto di Via Rago nella frazione di Coverchia, che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione gratuitamente dei giovani del comune di Pellezzano, in particolare della frazione di Coverchia. Quindi è stato utilizzato quella struttura anche per quanto riguardano questo mini torneo organizzato dal Sindaco dei Giovani, a cui va il ringraziamento dell'intera amministrazione comunale. Bene, Sindaco, stiamo arrivando a settembre. Quali opere pubbliche sono in cantiere? Per quanto riguardano le opere pubbliche, come vi dicevo in poc'anzi, la Regione Campania ci ha autorizzato al completamento dei lavori sulle strade provinciali e sulla viabilità comunale, quindi continueremo con i lavori di riqualificazione. Siamo pronti a settembre per quanto riguardano gli asfalti a località Chiuchiano e via Kennedy in particolare. In più interverremo con l'abbattimento del vecchio anfiteatro nella frazione di Coperchia e la realizzazione di un parcheggio. Un altro parcheggio è previsto sempre nella frazione di Coperchia al di sotto del bocciodromo comunale, e partiranno da qui a breve i lavori del sagrato della chiesa di Coperchia. Nella giornata di ieri si è conclusa la gara per quanto riguarda gli allargamenti del campanile, dove sta il campanile a Coperchia, quindi su via Vittorio Emanuele SP27, il restringimento che è previsto un allargamento, e soprattutto a Cologna l'immissione su via Nofilo venendo da via Giuseppe Mazzini. Quindi la gara si è conclusa, c'è stata la giudica provvisoria, penso che da qui a breve partiremo con questi lavori che sono molto attesi e molto importanti per la collettività. Bene, Sindaco, questo finanziamento rigenerazione urbana, di cosa si tratta? È uscita una prima graduatoria per quanto riguarda la rigenerazione urbana, dove era previsto che i comuni si dovevano mettere sotto i 15.000 abitanti, dovevano partecipare in forma associata. Noi abbiamo partecipato al bando della rigenerazione urbana insieme al comune di Cetara Capofila e al comune di Vietri sul Mare. Risultiamo nella graduatoria degli ammessi al finanziamento. Ci sono state richieste all'ente Capofila, quindi al comune di Cetara, alcune integrazioni. Spero che da qui a breve ottemperemo alle integrazioni che ci sono state richieste, e per il comune di Pellezzano è un grande risultato, perché 3 frazioni, in particolare Pellezzano Capoluogo, Cologna e Capezzano, effettivamente si rifaranno il lucco per circa 2 milioni di euro di finanziamento avuto sulla rigenerazione urbana, dove andremo ad intervenire sui centri storici, sulla pavimentazione, sulla pubblica illuminazione, sul rifacimento e riqualificazione di quelle che sono le nostre
piazze, ma soprattutto il filo conduttore che ha messo insieme il comune di Cetara, Pellezzano e Vitri sul Mare sono le ceramiche, in particolare perché a Pellezzano è nato Ugo Marano nella frazione di Capriglia. Partendo da Ugo Marano abbiamo svolto un percorso turistico culturale che mette insieme i tre comuni e che ha portato un buon risultato. Bene, Sindaco, chiudiamo con la festa patronale a Capezzano. Sì, ci apprestiamo a vivere la festa patronale nella frazione di Capezzano. Ieri San Bartolomeo, santo patrono della frazione di Capezzano, gli auguri al parroco Don Alfonso Gentile, al viceparroco Don Giovanni Coppola, a tutta la comunità di Capezzano. Domenica ci sarà la processione, una delle ultime processioni sul territorio, che dopo 2 anni finalmente sono ritornate in presenza e soprattutto i santi simulacri sono tornati per le strade del comune, e quindi è un momento sempre bello di festa dove la comunità ci si ritrova insieme in uno spirito comunitario aggregativo. Quindi invito tutti quanti a prendere parte alla processione in prevista per domenica 28 nella frazione di Capezzano, e poi soprattutto nel mese di settembre avremo altre attività che partiranno, e soprattutto tra l'altro ci sarà per quanto riguarda il rione di via Sabato di Vita intorno all'11 di settembre la ricorrenza di 50 anni della cappella di San Rocco nel rione di via Sabato di Vita, dove i residenti del posto insieme al parroco Don Alfonso Gentile hanno previsto anche un momento di festa per quanto riguarda il rione di via Sabato di Vita. Bene, Sindaco, grazie per il tempo che ci ha concesso, ci risentiamo nelle prossime settimane. Grazie.